Santini si ritrovò nella sua stanza. Non si sentiva stanco, non si sentiva spossato, bensì felice. Una felicità che mai prima aveva provato. Non so che cosa è successo, non so quanto tempo sia passato, eppure hanno fatto tutto in fretta. Sto così meglio. Dio mio, che gioia. Mi sento proprio bene. Non sarà mica quasi Natale. Se così fosse, forse è proprio un miracolo. Evviva, evviva, evviva se è un miracolo, evviva. Quella sfrenata manifestazione di gioia venne interrotta dalle campane della chiesa che intonarono la melodia più allegra che avesse mai udito. Santini si precipitò alla porta, la spalancò e mise fuori la testa. Niente nebbia, nemmeno una nuvola, ma un freddo chiaro, intenso e vigoroso che faceva danzare il sangue nelle vene, unito alla luce dorata del sole e all'allegro scampanio. Ehi, ragazzo, dico proprio a te, che giorno è oggi? Come, oggi è Natale! È Natale, non me lo sono perso! Evviva, evviva! Vai dal pollaiolo, quello là all'angolo, lo conosci?
Sì, quello in via della pace 54. Sì, esatto. Digli che mandi quel tacchino che sta lì alla porta, proprio attaccato, tutti i Natali ce le mette. Se me lo porta mi fai un gran favore e ti do anche uno scellino. Va bene, vado subito. Non penserà mai che regalo gli sarò... Che cosa... mamma mia, non penserà mai che glielo porterà. Infilò gli abiti della festa e uscì, sorridendo a tutti coloro che incontrava per la vita. La sua espressione era così felice e simpatica che tutti gli sorridevano. Poi andò a casa dei nipoti, aprì la porta e infilò la testa dentro. Si può? C'è nessuno in casa? Io ci farò il mi avevate invitato per la cena per il pranzo di Natale. Eccomi qua. Evviva, buon Natale! Buon Natale a tutti! Dopo pranzo, Santini decise di andare a far visita ai conti. Che bella intorno. Quando lo videro restarono di stucco, ma il vecchio Santini con un sorriso smagliante augurò a tutti un lieto Natale. Buon Natale, eh? Buon Natale. Da allora Santini non ebbe più nulla a che fare con quello che era stato un tempo e visse seguendo le norme dettate dall'esperienza fatta la notte dei tre spiriti. Tutti dicevano che sapeva festeggiare nel migliore dei modi i Natali. Spero si possa dire la stessa cosa a tutti noi. E come augurò una volta il piccolo Ciro. Buon Natale a tutti e auguri!